Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video al vostro Matenero Azzurro. Oggi ragazzi, pronostici della sesta giornata di Serie A. Prima di iniziare un bel like, una bella richiesta al canale che voglio arrivare ai 400 iscritti e condividere il video ovunque. Come sempre ragazzi, in questi pronostici vi andrò a dire secondo me il risultato esatto delle partite più ragazzi un marcatore che secondo me andrà a segno in questi 10 match di Serie A. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e partiamo subito. Partiamo dall'anticipo di questa sera alle 20:45 tra Juventus e Lecce. Allora, ci sono da fare due discorsi importanti. Il Lecce, ragazzi, è imbattuto. Tre vittorie e due pareggi. Terza in classifica. E, ragazzi, il secondo discorso è che il Lecce è davanti alla Juve. 11 punti per la squadra salentina, 10 punti per la squadra di Max Allegri. Però, secondo me, ragazzi, il Lecce finirà la sua imbattibilità proprio in questo match, visto che la Juve, secondo me, vincerà. Vincerà 2-0, quindi anche abbastanza in modo agevole, secondo me. Magari anche nel secondo tempo, però in modo agevole. Vincerà 2-0 con un gol di Milik. Perché Milik? Perché, ragazzi, Milik giocherà titolare al posto di uno tra Lau e Cechir, quindi sarà titolare, secondo me sfrutterà benissimo l'occasione contro il Salentino e farà gol. Quindi 2-0 gol di Milik. Cagliari-Milan. Cagliari-Milan è una partita in cui, allora, molti l'hanno molto per scontata questa partita con la vittoria dei rossoneri, però io no ragazzi, perché secondo me Milan vincerà, ma farà veramente veramente fatica, magari anche nei minuti finali, perché il Cagliari comunque in casa ha fatto vedere che è una squadra molto ostica e il Milan non è proprio in un momento brillantissimo, soprattutto lì davanti. Quindi ragazzi, secondo me vincerà il Milan, vincerà 1-2, quindi in modo comunque molto molto in difficoltà, però vincerà 1-2 con un gol ragazzi di Pulisic, che nell'ultima 3-4 partite è stato un po' in ombra, è stato un po', diciamo, ingabbiato, però contro il Cagliari, che lascia comunque molti spazi sugli esterni, potrebbe tornare a far gol, quindi 1-2 gol di Pulisic, che sarà decisivo. Empoli-Salernitana, classica presa da X. Empoli ancora quota 0, Salernitana 3, ma con 3 pareggi. Qui questa ragazza è una partita classica da X, da 1-1. Una partita che le due squadre si andranno a prendere il pareggio, l'Empoli prenderà il suo primo punto in Serie A. E un marcatore secondo me sarà Cambiaghi, che finalmente dovrebbe essere titolarissimo lì davanti, perché è Caputo non c'è, destro non è ancora in condizione, quindi 1-1 gol di Nicolò Cambiaghi, che però non basterà per la vittoria per l'Empoli. E la Sverona-Atalanta è una partita in cui il Verona ragazzi in casa ha fatto vedere che è una squadra veramente ostica, ha vinto con la Roma, ha presentato col Bologna, comunque in casa è veramente difficile affrontarla. Però io credo che l'Atalanta comunque riuscirà a vincere, visto che è in un buon momento, ha fatto due buone vittorie tra campionato e coppa, e quindi secondo me vincerà di misura, ma vincerà 1-2 al Bentegodi, e con un gol ragazzi di Lukman, che farà il suo terzo gol consecutivo dopo quelli contro Fiorentina e Cagliari. Quindi è in un momento ottimo il centravanti ex Leicester, per me la butterà dentro anche questa partita, sarà decisivo. Napoli-Udinese. Napoli-Udinese è una partita in cui ragazzi il Napoli non può più sbagliare. Non può più sbagliare dopo tre partite in cui non c'entra la vittoria, due pareggi e una sconfitta. Deve per forza tornare alla vittoria. E come non farlo ragazzi in casa con l'Udinese, che è veramente un disastro. Soltanto 3 punti per la squadra di Sottil, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte. Un solo gol segnato, il Napoli deve vincere per forza. Vincerà il Napoli 2-0, tornerà al gol, Victor Osimhen. Quindi senza alcun dubbio Osimhen tornerà alla rete, perché non può ragazzi continuare in questo momento veramente buio. Inter-Sassuolo, qui c'è veramente poco da dire secondo me, il Sassuolo fuori casa fa schifo, l'Inter quest'anno è troppo, troppo, troppo forte, la mia Inter, e in casa contro il Sassuolo secondo me vinceremo 3-1, quindi faremo 6 vittorie su 6, punteggio pieno, punteggio netto, 3-1 con un gol di Lautaro Martinez, che è rimasto secco nelle ultime due, non resterà secco anche in questa partita secondo me. Lazio-Torino, partita un po' difficile, è da tripla, perché la Lazio ha fatto una via di stagione veramente imbarazzante e disastroso. 4 punti contro ragazzi gli 8 del Torino. E la Lazio fa veramente fatica, per me neanche in questa partita riuscirà a strappare una vittoria. Per me ragazzi finirà ancora una volta in pareggio, finirà 1-1 con la Lazio che neanche in questa partita riuscirà a vincere all'Olimpico. 1-1 con un gol di Felipe Anderson, che contro il Torino delle volte segna, è un po' che non segna, Felipe Anderson la butterà in rete, ma non basterà per la vittoria biancoceleste. Con un Torino che comunque è molto molto difficile da affrontare, l'abbiamo visto anche contro la Roma 2 giorni fa. Frosinone-Fiorentina, partita ragazzi da gol e da over 2,5, in cui entrambe le squadre andranno a segno e ci saranno molti molti gol. Finirà secondo me addirittura 2-2, una partita molto molto aperta e che credo vada a finire in pareggio. 2-2 ragazzi con un gol finalmente dell'angolano Balanzo là. Spero per lui, spero per la Fiorentina che si sblocchi. Ancora quota 0 tra campionate e coppe. Per me segnerà Balanzo là. 2-2 gol di Zola. Monza-Bologna,
Stesso discorso, una partita un po' anche questa da tripla, però qui ragazzi, anche in questa partita, secondo me, si andrà verso il pareggio, si andrà verso l'1-1, una partita in cui comunque entrambe le squadre stanno facendo fatica offensivamente, ma difensivamente stanno giocando bene. 1-1, gol di Zirkzee, che sta giocando benissimo, gli manca solo il gol, quindi segnerà il centravanti, ex Bayern Monaco, ma non basterà per la vittoria. Genoa-Roma. Difficile, difficile anche qui perché il Genoa comunque ha fatto vedere contro le grandi di far benissimo. Ha pareggiato 2-2 con Napoli, ha vinto 0-1 contro la Lazio all'Olimpico. E in caso contro la Roma, secondo me non perderà. Non perderà visto che la Roma in questo momento non è brillante perché ha pochi ricambi, molti infortunati ogni 3 giorni. E quindi, ragazzi, il Genoa, secondo me, riuscirà a strappare un pareggio. Finirà 1-1 con un gol di Retegui che ha segnato contro la Lazio, ha segnato contro la Napoli. Secondo me, segnerà anche contro la Roma. Quindi farà 3 su 3 con le big. E adesso, ragazzi, vado a dire un difensore bonus. Un difensore che secondo me andrà a segnare in questa giornata di Serie A. Il difensore commesso è nella partita della Sverona-Atalanta. E ragazzi, ho scelto Rafa Toloi, che è un po' che non segna, che lo scorso anno ha segnato poco. Per me questa è la classica partita in cui Rafa Toloi andrà a segno. Voi provateci magari in una schedina a giocare Toloi, Toloi, marcatore. Questo ragazzi, io non so cosa ne pensate. Prossimo video.